Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero, la voce.info e docente dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Paolo, grazie come sempre per la disponibilità. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io partirei un po', cioè proviamo a fotografare la situazione e lo facciamo col titolo che vedete anche voi da casa che abbiamo scelto. Recovery Fund, finalmente ci siamo, insomma, ne abbiamo parlato come qualcosa che non si sapeva bene che cosa avrebbe previsto, dato che era chiara l'idea, ma non era chiaro come ci saremmo arrivati e soprattutto con quale governo. Bene, forse ci arriviamo col governo su questo fronte migliore possibile e soprattutto ci arriviamo in un momento più che mai delicato, insomma, perché si tratta di voler ripartire, di voler riaprire, ma lo si fa con non troppa decisione e questo in qualche modo ha anche pesato, insomma, in questi giorni sui mercati. Paolo. Sì, allora, finalmente ci siamo per quanto riguarda il testo delle proposte, cioè finalmente ci siamo riguardo naturalmente la grande curiosità che tutti avevamo di vedere che cosa il governo ha previsto per i prossimi anni, come ha previsto di utilizzare i 200 e passa miliardi che riusciremo a recuperare tra trasferimenti e prestiti a tasso agevolato dall'Unione Europea. C'era forte curiosità perché proprio sul Recovery Fund di fatto si è consumata la crisi di governo, no? Che ha portato alla sostituzione di Conte con Draghi. Curiosamente mi pare di capire che il MES, che sembrava essere, come dire, la pietra dello scandalo pochi mesi fa, continui a non essere considerato come metodo di finanziamento. Sono cambiate anche le condizioni sui mercati, naturalmente, quindi magari non più effettivamente conveniente rispetto ad altre linee di finanziamento. È una curiosità che però ovviamente riguarda ciò che c'è scritto sulla carta, no? Un po' come la curiosità del primo giorno di scuola, se vogliamo, nonostante tutto e tutte le battute che si possono fare sulla scuola, mi ricordo eravamo sempre molto eccitati quando si cominciava con la scuola. Finalmente si comincia, ma quello che conta è che cosa succede in quei 9 mesi di scuola e il risultato finale. Quindi quello che conta del Recovery Fund non è tanto ciò che c'è scritto, l'elaborazione del governo, ma la capacità poi della politica e del sistema economico di realizzare ciò che è stato proposto. Quindi devo essere sincero, no? Le prime informazioni che cominciano a trapelare danno l'idea anche di un paese che potrebbe essere migliore. Questa idea dei posti agli asili nido, secondo me, è fondamentale, deve essere distribuita bene, cioè nei territori che ancora non hanno gli asili nido, naturalmente. Sono stato critico, per esempio, sull'idea dell'assegno unico familiare, non perché sia sbagliato in sé, anzi, favorevole come proposta, ma certamente non è l'assegno unico che permette alle donne di tornare a lavorare. Sono le forme di assistenza che permettono di coniugare il tempo di lavoro e il tempo familiare, che permettono appunto alle famiglie di fare delle scelte libere. Da questo punto di vista mi sembra che ci siano delle misure positive, forse rispetto alle bozze del primo Recovery Fund, cioè quelle circolate diciamo intorno a dicembre e gennaio. C'è un po' meno rispetto alla disuguaglianza di genere, rispetto alla disuguaglianza generazionale. Però io direi a questo punto abbiamo aspettato il 23 di aprile, aspettiamo il 24, il 25, leggiamo questo testo e faremo poi le nostre valutazioni più precise, ma soprattutto dovremo richiedere una grande attenzione da parte del governo e del Parlamento perché poi queste misure siano tramutate in legge e vengano effettivamente applicate. Cioè la storia italiana è piena di buoni propositi che poi non si sono realizzati, di riforma della giustizia, riforma della burocrazia, riforma del fisco, parliamo da secoli, eppure non sono ancora state realizzate. I soldi, i 200 e passa miliardi del Recovery Fund sono importanti, ma ancora più importanti naturalmente sono quelle riforme che magari costano anche poco in termini monetari, ma che costano tanto in termini di rinuncia
a determinati schemi anche concettuali e comportamentali. Faccio solo un esempio e poi Sì. il monologo. Il super bonus edilizio, il 110%, chiamiamolo come vogliamo, è stato introdotto un anno fa, quindi ben prima del recovery fund. Sembrava un'idea eccezionale. Dopo un anno pensavamo di avere il paese pieno di cantieri, non è successo quasi nulla. Perché? Perché tra le altre cose c'è un sacco di burocrazia. Quindi se si condiziona qualunque idea, anche positiva, alla burocrazia e questa non viene riformata, allora tra un anno o tra due saremo qui a parlare di occasione sprecata. Per fare una battuta alla Daniele Luttazzi, poi si potrebbe dire che potranno fare il super bonus soltanto quelli che avranno capito come si ottiene, no? Per insomma, tornare al tema che dicevi, e cioè su quella forte burocrazia che quasi induce le persone a lasciar perdere. Insomma, vabbè, lasciamo stare che è troppo difficile oppure è troppo complicato, forse insomma è troppo lungo, chi più ne ha. Più ne metta. Parlavi di riforme, Paolo, e all'interno insomma del testo 318 pagine, come detto, notizia di poco fa, che sarà sottoposto al CDM, che comprende un ambizioso progetto di riforme, quattro importanti ambiti, e cioè pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione, come direbbero a Napoli, mocevò, e promozione della concorrenza. Poi ci sono la modernizzazione del mercato del lavoro, il rafforzamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi, la riforma del fisco anche in chiave ambientale, ovviamente, insomma, il tema da questo punto di vista è molto sentito e fortemente voluto, insomma, dall'Europa e non soltanto. Dei posti, insomma, anche a livello scolastico ve li ho anticipati poco fa, che riguardano il nido, che riguardano le palestre all'interno delle scuole. Ci sarà un dibattito sul CDM, arriveranno proprio delle proposte, anche perché comunque il dibattito all'interno della maggioranza, che è molto ampia, è acceso, quindi si ascolteranno le proposte messe sul tavolo, ma Palazzo Chigi insiste e dice l'impianto non è destinato a cambiare, il via libera arriverà solo dopo un secondo Consiglio dei Ministri che si svolgerà a metà della prossima settimana, a conferma anche di quello che diceva Paolo, cioè Recovery Fund finalmente ci siamo, sì, a livello di testo, poi insomma il percorso è ancora lungo, ma quantomeno adesso sappiamo di che cosa stiamo parlando. Secondo te, Paolo, torno a chiederti una domanda su questo tema prima di andare a concentrarci magari sulle riaperture, l'anticipazione appunto riapertura un'estate a metà, ma ci arriviamo tra poco. Può essere questo Recovery Fund, magari appunto osservando dalle primissime indicazioni che ci arrivano, quel piano Marshall che serve insomma per lasciarci un po' tutto alle spalle e che spesso viene utilizzato come termine di paragone per l'uscita dalla crisi che aveva determinato l'Europa intera dopo la Seconda Guerra Mondiale, dato che capita spesso di leggere paragoni a livello di dati e di indicazioni economiche per la somiglianza, insomma, dell'andamento, diciamo, della curva. Ora, mi auguro che sia il nuovo piano Marshall. Diciamo, il parallelismo è ben posto. Il parallelismo tra piano Marshall e il Recovery Fund forse ti paragona, come dire, questo periodo alla Seconda Guerra Mondiale, esagera un po'. Ma dal punto di vista del piano di ripartenza, l'augurio è che sia proprio analogo a quello. Ma l'effetto del piano Marshall è stato un effetto devastante dal punto di vista positivo sull'economia. Io sono andato a vedermi il tasso di crescita del nostro paese negli anni 50, in media erano del 6%, 6%. E, se uno guarda il DEF, che è Tipo stato il PIL approvato. cinese, scusami, ti interrompo, ma tipo il valore del PIL cinese prima della pandemia, 6, più 6%. Ed era un tasso di crescita medio, cioè c'erano dei Medio, tassi di esatto. crescita ad in alcuni anni anche più elevati del 6 o del 7%. Uno va a vedere il DEF, che è vero non tiene conto prudenzialmente degli effetti del recovery fund, ma il DEF stima per quest'anno, che è un anno di rimbalzo anche tecnico dopo il crollo dell'anno scorso, una crescita
programmatica, quindi tenendo conto delle misure del DEF del 4,5%, 4,8% l'anno prossimo, e poi nel 2024 siamo tornati su al 2%, cioè crescita si dimezza. Ora, se le prospettive di crescita del Recovery Fund sono effettivamente così elevate, c'è cioè un più 3,6%, poi da capire se spalmato in più anni, all'anno, eccetera, eccetera, allora stiamo parlando di un nuovo piano marcia. Altrimenti, anche qui mi sembra che stiamo tenendo le prospettive un po' più basse. La mia preoccupazione per parlare di parallelismi è che oltre a non essere un nuovo piano Marshall, ma questo ci auguriamo naturalmente che non sia vero, è che in realtà questo periodo diventi molto simile a un altro periodo di shock per l'economia, che sono stati gli anni 70. Gli anni 70 abbiamo subito uno shock dal punto di vista dell'offerta, per parlare in termini tecnici, con la crisi del petrolio. Come ha reagito il nostro paese a questo shock dal punto di vista della produzione? Utilizzando la leva del debito pubblico, esattamente quello che sta facendo anche in questo periodo. All'inizio degli anni 70 il rapporto tra debito pubblico e PIL nel nostro paese era del 60%, era già del 90% alla fine degli anni 70, per poi diventare 120% alla fine degli anni 80, cioè raddoppiato nel giro di 20 anni. Una cosa molto simile, anche più veloce, è successo adesso, cioè un passaggio dal 130 al 160%. Qual è la paura? È che alla fine degli anni 80, quindi dalla metà degli anni 90 in poi, non siamo più stati davvero in grado di tornare con il rapporto debito pubblico su PIL a dei valori iniziali, quindi senza tornare al 60% necessariamente, indicato peraltro anche dai parametri europei, fa una convergenza su valori inferiori al 100%. E invece di fatto ci siamo stabilizzati, vuoi la crisi del 2008, vuoi la pandemia, su valori molto più elevati, 130% prima della pandemia, 160% dopo. La paura è che ci stabilizzeremo ancora su questi livelli qua, tra il 160 e il 150%. Allora, in linea di principio non è che sia una cosa negativa avere un rapporto debito pubblico su PIL così elevato, fin tanto che dimostriamo di avere dei tassi di crescita dell'economia ragionevoli. Il problema è che anche a tassi molto bassi, come quelli che stiamo sperimentando ora, avere un debito pubblico così elevato significa continuare a pagare un sacco di soldi spesa per interessi, cioè per servizi del debito. Prima della pandemia pagavamo circa 60-70 miliardi di euro all'anno di interessi, con dei tassi che erano comunque già molto bassi. Dopo la pandemia avremmo un debito decisamente più elevato e quindi spese di servizi del debito decisamente più elevata. Sono soldi che non possono essere utilizzati in altro modo. Quindi la sfida del nuovo piano Marshall è proprio quella anche di contribuire a una convergenza del rapporto debito pubblico su PIL a livelli almeno pre-pandemia e poi si spera anche più bassi. È qui che secondo me si vedrà poi la differenza tra il nostro paese e tutti gli altri. Cioè, adesso siamo in un equilibrio, per parlare un po' ancora come gli economisti, in un equilibrio che è quasi un cartello, un accordo tra gli stati. Tutti ammettono che sia possibile avere dei debiti pubblici più elevati e quindi gli investitori non sono di fatto spaventati da questo. Quando finirà la pandemia, quando alcune economie ricominceranno a correre e diventeranno più sicure, diventeranno paese rifugio per gli investitori, allora si potranno creare nuove differenze. Ecco, io mi auguro che noi saremo uno dei paesi rifugio e non uno di quei paesi più a rischio. Ne abbiamo parlato peraltro anche ieri di debito pubblico con Eugenio Sartorelli e ricordiamo che insomma stasera a mercati chiusi Standard & Poor's si esprimerà sull'Italia su questo fronte. Alcuni aggiornamenti anche a livello di vaccini. Beh, insomma, citavo quella di Ocugen e di Bharat, il colosso indiano, insomma, che riguardano appunto l'introduzione di un
di un nuovo vaccino che alla terza sperimentazione registrava un vantaggio, insomma, un'efficacia del 78%, ce n'è un quinto intanto che potrebbe essere introdotto con più velocità e si tratta del tedesco CureVac e che sostanzialmente rappresenterebbe un po' il primo vaccino europeo, dato che AstraZeneca, insomma, è Regno Unito ed Europa non è, in cui, insomma, che ha avuto il distacco dall'Europa tramite Brexit. Altra notizia interessante è che solo la Sardegna rimane in rosso, curioso come la Sardegna fosse bianca qualche settimana fa, è passata da bianco a rosso in un colpo solo, adesso siamo tutti tra giallo e arancione, grazie anche al calo dell'RT che è a 0,81. Tutto questo per dire che insomma, c'è il nuovo decreto a partire dal 26 aprile, caro Paolo, si parla di riaperture comunque limitate, nel senso riaprire con moderazione. È vero che si torna a parlare di cinema e di teatri aperti, ma ad esempio i centri commerciali rimangono chiusi. Questo è un po' un colpo diciamo di scena, insomma, che non gradito da Federdistribuzione, che già attacca per il fatto che non ci sono spiegazioni. Però, insomma, fa discutere proprio più degli altri, insomma, il tema del coprifuoco delle 22, scelto come orario come coprifuoco anche per l'estate fino al 31 luglio. In realtà poi ci sono state delle altre aperture da parte del governo diciamo, a ammorbidire questo coprifuoco, allungandolo e rinviandolo di un'ora, quindi alle 23. Non so tu che idea ti sia fatto su questo fronte, è un argomento molto, molto popolare, verrebbe da dire che se ne parla nei bar se i bar fossero aperti, però è ovvio che si parla anche di questo in virtù forse anche di un po' di retorica utilizzata in queste settimane, del tipo chiudiamo a Pasqua per garantire per salvare l'estate, che poi era stato chiudiamo a novembre per salvare il Natale, insomma si chiude per salvare qualcosa che poi alla fine non viene quasi mai mantenuto. D'altra parte continuiamo a parlare di diverse centinaia di morti al giorno, di diverse decine di migliaia di contagi ogni giorno. Paolo, l'ho fatta molto lunga, adesso mi piace sentire come la pensi. Guarda, io cito noi stessi, mi ricordo una discussione su questo tema in una passata intervista tra gennaio e febbraio e dicevamo che la cartina di tornasole sarebbe stato la situazione delle aperture a maggio di quest'anno, no? Perché avevamo detto a maggio dell'anno scorso. Abbiamo cominciato a riaprire, non c'erano i vaccini, si andava verso la bella stagione. Se a maggio di quest'anno siamo più o meno nella stessa situazione, c'è qualcosa che non funziona, che non convince. È vero che non siamo ancora a maggio, però l'idea che effettivamente sembra che nonostante i vaccini siamo messi un po' peggio dell'anno scorso, mi sembra che ci sia, no? Per tornare su questo tema del coprifuoco. L'anno scorso il coprifuoco a me pare proprio che non ci fosse, magari mi ricordo male, ma mi sembra stato introdotto con la prima zona rossa dell'autunno in poi. Dal punto di vista della prospettiva sulla stagione turistica estiva, l'idea di un coprifuoco alle 22 è piuttosto preoccupante dal punto di vista dico, della prospettiva economica. Dopodiché, ancora, io non sono un tecnico, non sono un virologo. Probabilmente ci sono delle ragioni rispetto a questi orari che però a me non sembra siano state spiegate adeguatamente. Forse uno sforzo da questo punto di vista andrebbe fatto. Naturalmente, insomma, non dobbiamo neanche cadere nella trappola di non leggere tutto il provvedimento, cioè il provvedimento prevede che ogni 2 o 3 settimane, a cadenza piuttosto regolare, i criteri di apertura e anche riguardo il coprifuoco vengono revisionati oppure no a seconda dell'andamento del quadro epidemiologico. E Questo vuol dire che questo è importante, fai bene a sottolinearlo. qui no, c'è il mondo che si divide in due, cioè gli ottimisti dicono vabbè, allora magari quindi fra 2 o 3 settimane ci diranno che si può stare in giro fino alle 23 oppure fino alle 24 oppure non ci sarà più coprifuoco, ma revisione secondo il quadro epidemiologico vuole anche dire che se le cose peggiorano si fa un passo indietro.
La situazione della Sardegna, secondo me, è emblematica da questo punto di vista. Non è che siamo su un percorso per cui si può solo migliorare. Nel nostro paese abbiamo dimostrato che siamo su un percorso dove si può migliorare e poi si può di nuovo peggiorare. Quindi mi rendo conto che al momento le prospettive non sembrano, o il livello di riaperture non sembra essere roseo come quello dell'anno scorso, però evidentemente insomma qualche piccolo sforzo in più ancora bisogna farlo. Io sono il primo che si augura che potremo, come dire, avere un'estate più o meno senza pensieri come quella dell'anno scorso. C'erano i morti naturalmente anche l'anno scorso, quindi bisogna rispettare la scorsa estate, bisogna rispettare anche tutto questo, ma adesso mi sembra che il livello di pressione ancora sul sistema sanitario sia decisamente molto elevato. C'è qualcosa che da economisti, quindi da non tecnici, facciamo fatica e da cittadini facciamo fatica a capire perché non siamo con piano vaccinale partito, non siamo in una situazione di estremo ottimismo rispetto all'estate. Condivisibile, molto condivisibile l'opinione di Paolo su questo fronte, che poi non è neanche limitato alla sola Italia. Insomma, come sapete, la Germania, ad esempio, è messa anche peggio da questo punto di vista. E insomma, mentre noi parliamo di riapertura, la Germania ha dati in peggioramento, per fare un esempio. C'è un amico, Roberto, che partecipa sempre attivamente al dibattito, e per questo lo ringraziamo, perché si esprime sempre con educazione, e lui dice: secondo me, insomma, sul PIL il problema non è l'EMA, la pandemia, il cancro italiano sono i partiti politici, il clientelismo, la corruzione, la mancanza di riforme, soprattutto per la magistratura e per la burocrazia, temi che abbiamo affrontato con Paolo poco fa. Insomma, è questo anche il motivo per cui i giovani emigrano. Certo, poi ci sono determinate situazioni, magari, che si vanno a incancrenire e che diamo quasi per scontate, ma insomma, io recentemente ho guardato uno speciale su Mani Pulite, al di là dei personaggi singoli che ci possono stare simpatici o meno, ma insomma, dati alla mano, si parlava di evasioni, insomma, e di giri di affari che hanno pesato sull'Italia e che forse pesano ancora sull'Italia per l'imponenza, insomma, delle cifre di cui si parlava e che appunto poi fu anche riconosciuto, no? Proprio davanti all'intero Parlamento da parte del Presidente del Consiglio di allora, che era appunto Bettino Craxi. Inoltre, aggiungo quello che diceva uno spunto, quello che diceva Paolo Balduzzi poco fa: si parla di seconda guerra mondiale, di similitudini con la seconda guerra mondiale, vero, ma appunto sul fronte dei dati e su come l'economia ha reagito all'epidemia, proprio come aveva reagito dopo la seconda guerra mondiale. Detto questo, in guerra non eravamo sul divano a ordinare da Amazon, quindi quando poi si fanno questi paragoni occorre sempre usare le parole giuste, diciamo così, da questo punto di vista. Ma abbiamo ancora un minuto, Paolo. Non so se vuoi in qualche modo rispondere o aggiungere qualcosa alla riflessione del nostro amico a casa. Sì, io mi concentrerei su quello che la politica può fare, non su il mondo ideale. Il mondo ideale è naturalmente il mondo in cui i politici fanno sempre il bene dei propri elettori. Non funziona sempre così. Quello che ci possiamo aspettare, però, è che se non la politica riformi se stessa, almeno riformi gli apparati di dello Stato. Quello mi sembrerebbe la prima vittoria che possiamo davvero sbandierare alla fine di questo periodo. Mettere mano alla burocrazia, alla struttura amministrativa, che vuol dire anche TAR, che vuol dire una certa magistratura civile e amministrativa, ecco, quello mi sembrerebbe un ottimo passo avanti. Paolo Balduzzi, editorialista economico del Messaggero, lavoce.info e docente dell'Università Cattolica di Milano. Grazie come sempre per la disponibilità e per i tuoi approfondimenti. Buon fine settimana, ci sentiamo presto. Grazie altrettanto.